Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. Ecco, voi siete qui, dormite fuori nel Dehors, sciopero della fame. Da otto giorni scioperiamo anche non mangiando, oltre a dormire fuori in queste canadesi, ma purtroppo nessuna delle istituzioni si è fatta vedere. Solo tanti ragazzi, ragazze che ci danno sostegno, ma alla fine, signori miei, servono i ristori, serve che apriamo di nuovo tutto, serve che dobbiamo azzerare i debiti dell'anno 2020-2021 e soprattutto un anno fiscale per l'anno 2022, perché altrimenti così non ne veniamo più fuori. Noi siamo qua, continueremo con il nostro sciopero della fame ad oltranza fino a quando qualcuno di noi due non casca per terra. Siamo stufi di questa disuguaglianza. Questa disuguaglianza della seconda ondata, perché la prima la potevamo capire e abbiamo ottenuto dei risultati, ci hanno fatto riaprire. La seconda ci hanno fatto chiudere solo a noi e siamo nella stessa situazione del primo lockdown. La ripartenza, farci aprire, ok, ma farci riaprire in modo tale di recuperare i nostri debiti. Questo chiediamo, perché se no riaprire con tutti i debiti e riaprire come abbiamo chiuso l'ultimo giorno, questi debiti qua non li recupereremo mai più. I tassisti hanno deciso di lavorare due giorni e fare due giorni di riposo per poter lavorare un poco, ma tutti. Noi invece, che lavoriamo solo su richiesta e spesso siamo anche sconosciuti come servizio, non stiamo lavorando per nulla. Quindi da febbraio dell'anno scorso, quando è entrato in vigore il primo lockdown, praticamente siamo fermi. Il paradosso è che però non si sono fermati i nostri costi. Quindi le rate e il leasing dei nostri mezzi le dobbiamo pagare, e se sei una ditta individuale dobbiamo pagare anche l'INPS, perché non è stato sospeso per la libera professione o per le ditte individuali, ma è stato sospeso solo ed esclusivamente per il lavoro dipendente. Non abbiamo casse integrazioni, non abbiamo avuto riduzioni di nessun genere, abbiamo i costi assicurativi che sono i più alti, perché trasportando il pubblico abbiamo delle coperture che sono le più alte, abbiamo degli obblighi di manutenzione delle auto annuali rispetto invece ai privati che ce l'hanno, e quindi in questo momento ho messo a punto una serie di proposte come Basta Soprusi, come il nostro gruppo, il nostro piccolo gruppo. Sono qui a sostenere la mission, il desiderio di Nico Drago e di Luca Raiteri, che si stanno occupando di fare questo sciopero della fame per sensibilizzare le istituzioni. Mi sono aggregato, non faccio lo sciopero della fame ancora, ma inizierò a farlo nel momento in cui uno dei due miei amici deciderà di sospenderlo per motivi sanitari, di salute, qualsiasi cosa.